Ciao da Rosanna, la voce narrante con la faccia intorno. In questo episodio della Narratrice di Sogni, il videoblog dedicato a chi ama perdersi fra le pagine di un buon libro e non disdegna le letture ad alta voce, vorrei parlarvi di un thriller psicologico scritto da Roberta Paola Fornari e si intitola Lo sappiamo bene che l'assassino non è tra di noi. Ti racconto un po' la trama. Viola è una quarantenne romana. Lavora in un'azienda di comunicazione. Nel tempo libero ama fotografare. È sposata da 7 anni con Paolo, avvocato civilista. Il loro rapporto è in bilico, smarrito ma pulsante. Conosce casualmente Marcelo e tra loro nasce un'amicizia amorosa. Gli infiniti sensi di colpa di Viola vengono attutiti dalla notizia di essere diventata erede, con i suoi cugini baschi, di un immenso patrimonio lasciatole dalla nonna Adele. Parte verso Biarritz per la lettura del testamento, ma, al suo arrivo, accade un tragico imprevisto. Marisela, l'amata cugina, viene trovata assassinata. Le indagini serrate condotte dal commissario Guy Chambiancot la portano in una dimensione surreale dalla quale emergono confessioni e situazioni inimmaginabili. Viola si ritroverà in un turbinio di eventi ed emozioni. Un thriller psicologico dove la morte è dolore autentico e ferita estesa. La vita ti afferra con forza per riportarti alla purezza delle cose. Questa trama è riuscita ad incuriosirti? Bene! Leggerò per te un frammento tratto dalle pagine del romanzo. Buon ascolto! Lo sappiamo bene che l'assassino non è tra di noi, di Roberta Paola Fornari. Studio Arletti Visconti and Partners. Ci sono monumenti che rappresentano l'identità di una città. Il simbolo di Vicenza è la Basilica di Andrea Palladio che si affaccia su Piazza dei Signori, nel cuore del centro storico. Lo studio Arletti è proprio dietro la Basilica. Vicenza significa anche arte orafa. Vanta antichissime origini artigianali. Uno sguardo a qualche vetrina è quindi d'obbligo. Mi soffermo su un bracciale in oro bianco con incisa la trama Matelassé. L'impuntura a rombi che caratterizza da sempre portafogli e pochette della maison francese di Coco Chanel. Un bracciale molto femminile, semplice e raffinato. Lo lascio lì in attesa di tempi migliori. Ho già comprato le scarpe e ho ben altro a cui pensare. Sono quasi arrivata. Giro l'angolo. Il cuore mi esce quasi dallo sterno. L'emozione, salendo le scale, è fortissima. Scappare o rimanere? Fermati, Viola, e affronta il tuo appuntamento. Buongiorno, sono Viola Fioretti. Ho appuntamento con l'avvocato Angelo Arletti. Buongiorno, signora, attenda solo un attimo. Collo taurino, capelli rosso fuoco, Elisabetta, la segretaria un po' attempata, mi sorride. Neppure un minuto e la porta massiccia color ebano si apre. E insieme a lei si spalanca una bocca piena di denti bianchi. Occhi chiari e brillanti, capelli biondi e fronte ampia rendono di aspetto molto gradevole l'uomo un po' âgé davanti a me, che mi dice di accomodarmi. Buongiorno, sono l'avvocato Angelo Arletti. Prego. Buongiorno, avvocato. Ho tanto sentito parlare di lei, dalla nonna. Anch'io di lei, signora Fioretti. È davvero un piacere rivederla. Rivedermi? Ci siamo già visti? Direi di sì. Forse non si ricorda. Mi dispiace, io non mi ricordo, avvocato. Ah, è stato tanto tempo fa. Non fa niente. Mi spiega che avevo accompagnato la nonna da suo padre per la questione del garage dell'inquilino moroso. Lui era nel suo studio e stavano parlando al telefono. Ci siamo giusto incrociati con lo sguardo. La nonna ci ha presentati al volo e poi è dovuto scappare via. Ah! Era così orgogliosa di lei. Chi? Sua nonna? Sì, certo. Mi scusi, sono un po' confusa. Anch'io l'adoravo.
era la mia regina. Assomigliava pure alla regina d'Inghilterra. Sì, è vero, c'era una certa somiglianza. Sorride. Dolce, meravigliosa, imprevedibile, nonna Adele. Ma arriviamo al punto. Mi dica, avvocato Arletti, sono molto curiosa. Spero di non essere l'ultima. Assolutamente no, signora Fioretti. Lei è l'unica. Sussurra quasi facendomi una sorta di occhiolino. L'unica? Non capisco. L'ho convocata qui solo per dirle che l'intero patrimonio appartenuto a sua nonna Adele Talconi Crivelli è stato lasciato in eredità a sua madre Fiamma e a sua zia Elisa. Giusto, capisco. Quindi? Il punto è che sia sua madre che sua zia hanno deciso di rinunciare e di lasciare tutto ai figli. Siete in quattro eredi. Ascolto attentamente guardandolo dritto negli occhi. Le mie orecchie sono come quelle appuntite di un giovane cavallo. Hanno già presentato l'atto di rinuncia con la dichiarazione al notaio Visconti. Hanno voluto agevolarvi con un unico passaggio di proprietà. Sono perplessa ed ho un pensiero in più. Perché non mi ricordo assolutamente che la nonna mi ha presentato l'avvocato Angelo Arletti?